merito, che è strettamente collegato con le primarie, regole. Le regole devono valere per tutti, nessuno escluso. E la prima regola è che chi sbaglia paga, non che chi sbaglia viene premiato. Per cui perdo la prima volta e c'è un rilancio, perdo la seconda volta ancora di più. E allora uno dice: scusa, come funziona qui? È meglio che vedo come funziona da un'altra parte, o comunque me ne sto a casa mia perché chi me la fa fare? E quindi sanzioni a fronte di regole che vengono violate. Tutto questo è semplicissimo da dire e complicatissimo da realizzare. Ma realizzarlo è indispensabile e doveroso, perché se non si realizza il PDL resterà un ricordo del passato e questa spinta centrifuga che c'è ormai dappertutto, che nel nord da tempo si è orientata verso la Lega, ma anche là, come vedete, qualche problema c'è, e nel sud spinge alla parcellizzazione di tante liste territoriali, finirà per circoscrivere notevolmente la capacità di consenso elettorale del PDL. Si registra una nuova area politica nella città di Pulzano, a confermarla l'apertura del circolo Nuova Italia, dove ieri sera, nella sede della centrale via Giannone, si è tenuta a battesimo questa nuova creatura politica, alla presenza del sottosegretario onorevole Alfredo Mantovano, che ha accompagnato con le sue dichiarazioni l'intento già espresso dai rappresentanti politici presenti che mirano a fare il bene della Respubblica, così come dettano i criteri del modus operandi di tutti i circoli Nuova Italia, nati dall'impegno politico, sociale e culturale di individui pronti a tradurre le richieste collettive in progetti, iniziative e manifestazioni allargate alla partecipazione attiva di tutti. Progetti ambiziosi che però non scoraggiano i politici pulzanesi che nel circolo Nuova Italia intravedono nuove speranze concrete per il futuro della bella cittadina rivierasca.